abbiamo fatto una campagna elettorale allora straordinaria che ci ha tenuto legati per sempre, insomma, via. Poi ci sentivamo un po' parte della sua famiglia, lui in questo era dal punto di vista umano una persona straordinaria, non si fermava mai al rapporto politico, andava oltre con l'affetto. Ricordo anche le ultime telefonate, non ha mai mancato di chiedermi di mia mamma, lui sapeva del legame, più o meno mia mamma è sua coetanea, e questo per me, come dire, era un gesto di grande attenzione e di affetto. Veramente stamattina abbiamo appreso tutti la notizia così, siamo rimasti senza parole. Sicuramente la fine di un'era, forse, come dire, da un po' di tempo tutti ce l'aspettavamo, no? Perché comunque anche la malattia stava dando dei segnali importanti e tutti abbiamo creduto che questa giornata prima o poi sarebbe arrivata, speravamo tutti dopo. Sicuramente si chiude un'era, non si chiude la fase del berlusconismo, perché tanti di noi con lui, che è stato un maestro di scuola importante per tutti coloro che hanno fatto politica in Forza Italia, continueremo a combattere per le idee che abbiamo condiviso con lui. Sicuramente la fine della Seconda Repubblica, non lo so, io non so se è mai cominciata, non so se è già finita, so semplicemente che abbiamo perso un uomo che comunque ha segnato la vita non solo politica ma anche personale di tanti italiani, anche tutti coloro che lo hanno avversato in queste ore, anche a me personalmente, con messaggi, telefonati, stanno dimostrando il loro affetto. Solo qualcuno ancora, come dire, non si vuole dare per vinto. Questo ci dispiace molto.